Cosa? Ah. Ah. Non sarà un problema. Immagino. Naturalmente, ma cosa ne ricavo da tutto ciò? Non sarà un problema. Davvero una cosa da poco. Immagino. Ho udito delle vostre imprese coraggiose in difesa di Targos. Avete servito Targos con valore e distinzione e avete la mia gratitudine. Temo però che abbiamo guadagnato soltanto un po' di tempo. Ancora non sappiamo cosa stia spingendo quest'orda ad assalire le mura di Targos. Oswald Fidelbender, il nostro esploratore aereo, ha perlustrato la regione con la sua aeronave e ha scoperto alcune preoccupanti novità sull'orda. Sembra che i goblin che hanno attaccato Targos siano solo l'avanguardia di un esercito molto più grande.
Le loro forze principali hanno preso il ponte Sheingarn. Una brutta notizia. Fatemi vedere la vostra mappa. Vi indicherò la sua posizione. Ecco qui Targos. Il ponte Sheingarn è subito a sud. Le truppe di Neverwinter avevano pianificato di usare questo ponte per attraversare il fiume. Ma fino a quando i Goblin lo terranno, i rinforzi da Neverwinter non potranno attraversarlo per venirci in aiuto. Ho bisogno che troviate il modo di riprendere il ponte ai goblinoidi. Senza i rinforzi di Neverwinter, Targos sarà sopraffatta. Oswald ha detto che la strada per lo Sheingarn è piena di truppe Goblin. Il suo suggerimento, e io concordo, è che un piccolo gruppo possa riuscire ad aprirsi la strada lungo il fiume ghiacciato fino al ponte e cogliere di sorpresa le forze nemiche. Non pensate che non mi sia passato per la testa. Ma abbiamo bisogno del ponte intatto. E l'aeronave di Oswald è l'unico mezzo di ricognizione affidabile che abbiamo avuto negli ultimi mesi. Abbiamo bisogno di lei e del ponte intatti. Naturalmente, a cosa state pensando? Dirigetevi a nord, oltre la porta della palizzata. Penso che la troverete aperta dopo l'attacco dei Goblin. Una volta lì potrete... Da quello che mi ha detto Oswald non credo. Sospetto che l'Orda mantenga la propria fortificazione. È un po' al di sotto delle mie capacità. Immagino. Mi ricordo ancora quando Iselor mi portò a vedere i cinghiali al fiume Sheingarn, 20 anni dopo la fine della guerra. Non c'era più traccia dei seguaci di Malar, né della foresta decimata, i campi di tronchi mozzati nel fango che si estendevano per chilometri. Era un cimitero per la tranquillità conosciuta dai taglialegna della zona. Piuttosto che tenere le terre ferite come ricordo di quei tempi orribili, gli abitanti del villaggio le risistemarono al più presto. Sono felice di non avere mai visto com'erano in quei giorni oscuri. Zio Oswald lo vide dal cielo e i mercenari di Targos lo videro dal fiume ghiacciato. Pieno di legna e ghiaccio da Lonelywood, lo Sheingarn era quasi bloccato. Dalla tundra il danno non era immediatamente visibile, né lo erano le bestie selvagge che si nascondevano sotto la fitta boscaglia di abeti. Perché tu qui, elfo? Vuoi prendere fiume a Thorak? Ah, ora Sheingarn appartiene a Clan Zanna Spezzata. Vattene o muori. Io, Thorak Skullsplitter, capo di Clan Zanna Spezzata. Faresti bene a temermi. Mai! Orchi uccide te e manda tua testa a Targos. Clan Zanna Spezzata! Ammazzate questo cane! Cosa? Se proprio devo... Sì? Me ne occuperò io. Sai che sono la mia... Non sarà un problema.